Un cartellone di 15 spettacoli tra prosa, comicità e danza, a cui si aggiungono gli 11 concerti dell'Associazione Cultura e Musica Giuseppe Curci, due appuntamenti del Barletta Piano Festival e la sezione dedicata ai ragazzi. Tutto pronto per la nuova stagione del Teatro Curci di Barletta, programmata dall'amministrazione comunale in sinergia con il Teatro Pubblico Pugliese. Si aprirà il 6 dicembre con L'erba del vicino è sempre più verde di Carlo Buccirosso, proseguirà sino alla prossima primavera con le esibizioni di alcuni tra i nomi più importanti del panorama artistico italiano. Abbiamo cercato il più possibile tutti insieme col TPP, con l'amministrazione comunale, di far venire dei nomi di richiamo, ma anche dei grandi maestri del teatro, per cui ci sarà Branciaroli, ci sarà Orsini, ci sarà Castellitto, ci sarà Buccirosso, ci sarà Luigi Locascio, Pino Micol, che è di queste parti, diciamo, più che di queste parti, è proprio di casa, più di casa non si può. E c'è anche una sezione del comico che avevamo inserito prima della pandemia, abbiamo riportato di nuovo perché ha funzionato molto. Io penso che il teatro, per avvicinare persone al teatro, che è una cosa che il sindaco in primis mi ha chiesto, io sono molto favorevole, è quella di portare persone nuove a teatro. Portare persone nuove a teatro, bisogna invogliare i giovani a farli venire, e il comico è un gancio giusto per farli entrare nel teatro. E abbiamo però comici comunque di alta levatura, e c'è la Guzzanti con Giorgio Tirabassi, abbiamo Giovanni Vernia e abbiamo Andrea De Logu. E poi c'è il ritorno, io ne sono veramente fiero perché mi hanno dato piena fiducia in questo, e ha funzionato nel Capodanno. Quest'anno ci sarà nuovamente il 31 lo spettacolo, e c'è Toti e Tata, cosa devo dire altro? Basta dire Toti e Tata e io dico che forse abbiamo già vinto. La stagione musicale prevede appuntamenti di grande spessore e livello, a partire dal concerto di Capodanno con l'orchestra di Kharkiv, poi avremo il musical Christmas Carol e poi dei nomi veramente importanti, da Rocco Papaleo a Paolo Belli, a Simona Molinari, a Silvia Mezzanotte, a Matthew Lee, insomma una stagione che abbraccia tutti i gusti musicali. Presentiamo questa stagione che è una stagione credo all'altezza del Teatro Curci, sia la parte della prosa, la parte musicale, il teatro ragazzi, la concertistica, quindi sarà un'esperienza bellissima per chi verrà e sceglierà il nostro teatro. Quest'anno inseriamo una novità, abbiamo pensato di donare 10 biglietti omaggio per ogni spettacolo ai ragazzi delle quinte classi, quindi chiederemo alle scuole di indicarci i ragazzi per poterli fare vedere uno spettacolo e avvicinare al mondo del teatro, perché questo teatro ha bisogno di tutti e tutti vogliamo che vivano l'esperienza magica del teatro. Siamo riusciti a rinnovare questa collaborazione che è storica, è uno dei teatri più importanti del circuito regionale e sicuramente saremo all'altezza delle aspettative che anche quest'anno, insomma, i tanti spettatori hanno già richiesto e avanzato. E oggi presentiamo appunto la stagione, che è ricca di tanti titoli della prosa, abbiamo una sezione comico, abbiamo anche la sezione della danza, quindi veramente un'offerta ampia e variegata.